L'associazione Fiocco Bianco Argento è stata istituita per tutelare il fenomeno sommerso dei maltrattamenti agli anziani. Il peggior maltrattamento all'anziano è la solitudine, in cui purtroppo attualmente ancora si trovano. È stato infatti istituito un numero antisolitudine 070 75 39 281, al quale i nostri volontari rispondono in determinate giornate, e l'anziano può tranquillamente chiamare e passare con una semplice chiacchierata un momento di svago. La solitudine è una condizione, un sentimento umano che caratterizza gli individui quando si isolano per scelta o per vicende della vita che è della stessa società purtroppo a provocarli. La solitudine può essere considerata anche un maltrattamento sociale, soprattutto quella che purtroppo subisce l'anziano. Per gli anziani la solitudine è una prigione. Appartengono a una classe emergente, quella dei vecchi, destinati a sfruttare gli ultimi anni della vita. Così parlano gli anziani, avanti con gli anni. La solitudine è soprattutto un maltrattamento sociale ed è ciò che subisce la persona in tarda età, in quanto priva sia di supporto sociale adeguato, sia di affetti e di interessi, causa principali di depressione. Tale condizione psicologica ha un risvolto importante sulla sua salute, con disturbi legati alla perdita di senso della propria vita. Infatti, se in passato gli anziani ricoprivano un ruolo importante e in primo piano soprattutto nelle famiglie e nella vita sociale, oggi i rapporti attuali familiari sono sporadici e l'anziano rimane spesso e volentieri solo, isolato dai figli, dai nipoti, dalla vita sociale. La pandemia Covid ha maggiormente evidenziato il problema della solitudine. Infatti, tutti e con questa pandemia siamo stati isolati e abbiamo maggiormente capito e percepito quella che è la solitudine di un anziano, con le sue sofferenze in attesa di un fine di vita, privato di affetti, di amicizie, di vita sociale. La solitudine quindi è un maltrattamento sociale, eppure l'anziano è importante per la sua famiglia, è un valido supporto per i suoi nipoti, è un aiuto economico in caso di difficoltà dei figli, e nonostante tutto spesso e volentieri lo si lascia solo. Buongiorno, siamo con l'assessore della sanità per conoscere quali sono le azioni poste in essere sul tema delle persone anziane e dell'autosufficienza. Grazie assessore, vorremmo farle un'ulteriore domanda. Il Covid, tra le altre cose, ha avuto un impatto importante sulle strutture degli anziani. Cosa cambierà su questo fronte? Tramite il SIVE stiamo facendo una mappatura accurata di quelle che sono tutte le strutture deputate all'assistenza e all'integrazione e allo sviluppo della personalità e della capacità di inserimento a pieno titolo nella società della persona anziana. E stiamo ulteriormente affinando e sviluppando i criteri di accreditamento delle nostre strutture. E questo ci darà la possibilità poi in futuro di valutare quali sono ulteriori servizi aggiuntivi che potremo dare alle persone anziane. La solitudine quindi è un maltrattamento sociale, eppure l'anziano è importante per la sua famiglia, è un valido supporto per i suoi nipoti, è un aiuto economico in caso di difficoltà dei figli, e nonostante tutto spesso e volentieri lo si lascia solo.